Ciao, bentornati. Gli impianti fotovoltaici on grid abbiamo visto svariate volte che sono interfacciati alla rete elettrica esterna. Questo porta gli inverter ad essere ad avere una configurazione particolare. Infatti, proprio per il fatto di essere interfacciati alla rete esterna, devono attenersi a delle norme molto importanti, delle norme tecniche molto importanti che vengono dettate dalla CEI 021. Qual è un elemento vitale per il funzionamento di questi impianti? Intanto vi lascio delle immagini di una impianto appena installato della Solis. Devo dirvi, ragazzi, una bella marca, un inverter che non crea grossi problemi, parte subito, il settaggio è relativamente semplice, e vi faccio vedere anche che in questi giorni il fatto che ci sia molto freddo con il sole ci dia la possibilità di avere una produzione fotovoltaica molto elevata, in questo caso particolare, poi ancora di più perché i pannelli hanno un'inclinazione e un orientamento ottimali. Vi ricordo che inclinazione e orientamento vengono chiamati in gergo tecnico tilt e azimuth. Ok, andiamo avanti col discorso degli elementi che possono portare una diminuzione della produzione verso la parte AC dell'impianto, pur avendo una produzione elevata nella parte DC, o comunque molto superiore a quella che sarebbe, che si potrebbe mandare in rete se non ci fossero questi ostacoli. Primo elemento può essere la tensione della rete esterna. L'inverter, sappiamo tutti che quando si interfaccia alla rete esterna deve seguire dei parametri istantaneamente che gli danno la possibilità o meno di interrompere il proprio funzionamento oppure no. Gli impianti on grid, quindi, hanno un monitoraggio continuo della rete, ma questo non è per salvaguardare tanto l'inverter di cui noi magari siamo proprietari, ma è per non creare problemi alla rete esterna dell'Enel. Queste regole sono dettate quindi per non creare problemi alla rete esterna. La rete esterna è una rete molto complessa, viene utilizzata da migliaia di persone e noi con i nostri impianti non dobbiamo creare o immettere elementi di disturbo che possono produrre dei problemi agli altri, ma anche a noi stessi. Per cui l'inverter, una volta che sono parallelati fisicamente, quindi una volta che si chiude l'interruttore verso la rete, deve rispettare queste norme, e la legge prevede che alla partenza, al primo avvio, venga fatto l'autotest che abbiamo visto altre volte. E si può vincere anche dalla parola stessa, non è altro che una verifica che ci dà la conferma, e poi dalla conferma sia al GSE che all'Enel, che l'impianto rispetta questi termini di funzionamento, no? Questi parametri tecnici di funzionamento, per cui dobbiamo per forza fare l'autotest alla prima accensione dell'impianto. Poi le regole cambiano quando le potenze aumentano, però siccome qua trattiamo soprattutto di impianti, di piccoli impianti, adesso io non vi cito cosa succede poi all'aumentare delle potenze. Tenete conto che comunque la mia ditta, io ho una ditta come tutti sanno, quindi diciamo che noi installiamo anche impianti molto grossi e le cose cambiano parecchio. Vi dico solo questa, che dopo gli 11.08 bisogna mettere un'interfaccia spia esterna, cioè questa scheda che normalmente si trova all'interno dell'inverter, di tutti i nostri inverter, dopo la potenza di 11.08 nominale verso la rete, quindi nel lato AC, non può più avere questa scheda di controllo all'interno dell'inverter, ma deve essere posta all'esterno obbligatoriamente, in modo che ogni 5 anni si possa valutare, controllare, fare il test di legge, eccetera eccetera. Però non è questo il caso, noi parliamo di impianti piccoli, insomma, sì, entro 20 kW, quindi questo della scheda SPI può essere anche una cosa interessante, perché poi dovete sapere che dopo i 20 kW succedono altre cose. Andando avanti col discorso, quali sono gli elementi che possono bloccare la nostra produzione verso la rete, pur avendo noi una produzione alta nella parte DC? Un problema che molti di noi hanno riscontrato è la tensione della rete. Se la tensione della rete sfora certi parametri, l'inverter va in blocco, si ferma e non alimenterà più le utenze. Non alimenterà più le utenze e non invierà più tensione corrente alla rete.
Questo sempre per quel discorso che vi dicevo prima, per non perturbare tutte le caratteristiche della linea esterna. Questo avviene anche in caso di sottotensione, non solo di sovratensione. Quindi se abbiamo una sottotensione di rete, una sovratensione di rete, l'inverter per legge deve andare in stand-by, deve bloccarsi. Eventualmente si può prendere l'alimentazione dall'uscita di backup, che però, vi ricordo, non deve essere collegata nuovamente alla rete. Quello è una cosa illegale. Anche la frequenza deve essere entro certi parametri. Una sottofrequenza, una sovrafrequenza della rete Enel manderà in blocco l'inverter. Quindi noi potremmo arrivare al discorso che, pur in giornate di pieno irraggiamento solare, il nostro inverter si blocchi, non perché c'ha tanta energia da darci, ma perché la linea esterna glielo impedisce di fornire questa energia. Glielo impedisce perché magari c'è un picco di alta tensione, questa alta tensione viene rilevata dall'apparato e l'apparato si blocca. Quindi questo è un elemento, diciamo, che riguarda delle caratteristiche esterne, quindi non riguarda il nostro impianto. Tant'è vero che quando capita questo evento è un po' difficile spiegare, diciamo, all'acquirente, all'utilizzatore finale, che il problema non è dell'impianto ma è dell'Enel. A quel punto lì bisogna contattare l'Enel o il fornitore elettrico e faranno le loro dovute verifiche. Un altro elemento vitale che può bloccare la produzione fotovoltaica o limitarla, e limitarla anche in maniera, diciamo, pesante, è come andiamo a collegare le stringhe. Quindi è una produzione del lato DC, del lato continuo. Le stringhe devono essere ben studiate. È una cosa vitale perché se noi non dovessimo studiare le stringhe, dovessimo fare le divisioni un po' così come ci capita, potremmo avere l'impianto che funziona regolarmente, ma magari produce un 30% in meno della potenza e quindi dell'energia annuale che potrebbe produrre. Noi saremo convinti che l'impianto stia andando bene perché lo vediamo acceso, lo vediamo produrre, però non ci renderemo conto che sta producendo un'alta percentuale meno di energia. Perché le stringhe vanno studiate e va visto, in base ai dettami tecnici dell'inverter, come si devono dividere. Vi ricordo che un pannello in ombra abbasserà tutti gli altri pannelli che sono irraggiati in quel momento. Quindi una stringa non va mai composta da pannelli che hanno diversa inclinazione e diverso orientamento e soprattutto diversa ombreggiatura. Una stringa deve essere fatta in modo che ogni pannello abbia lo stesso livello di irraggiamento, che non abbiano coni d'ombra, che non abbiano diverse inclinazioni o diversi orientamenti. Va bene, questi sono delle pillole di consigli che vi do, perché sono elementi che potete controllare voi direttamente in prima persona, e poi se avete dubbi comunque potete scrivermi e vi posso dare altre delucidazioni più tecniche. La mia email è nella presentazione del canale, potete scrivermi tranquillamente. Va bene, vi aspetto alla prossima per altri consigli, spero utili. Ciao, buona giornata.